Poi un altro argomento che volevo affrontare. Nina, allora, questa roba del tormento che io non la posto, ma a voi che ve frega? Cioè, che cosa vi interessa vedere che faccia a mia figlia? E soprattutto, se a me non mi va di postare la faccia, ma di postare i piedi, sono sua madre. Potrò fare come mi pare a me. Non capisco, ogni tanto, mi sembra un dover giudicare per forza questa cosa dei bambini e se li posti è perché li posti e se non li posti è perché non li posti. Ma io credo che veramente ognuno debba fare un po' quel cavolo per non dire altro che gli pare. No, perché se pubblichi i piedi allora devi pubblicare anche la faccia o se non pubblichi la faccia non devi pubblicare anche i piedi. Ma perché? Uno su Instagram, ragazzi, rasserenatevi, cioè pubblica quello che gli va di pubblicare. Non illudetevi che sia Truman Show, anche quando lo sembra, non lo è. Quindi, credo che, come ho sempre detto, ogni madre ha il diritto di postare quello che gli va, quello che non gli va. Io personalmente non ho voglia, come ho già detto, che Nina diventi argomento di bar. Ah, chi assomiglia, guarda gli occhi, guarda i capelli. Non mi va, preferisco tutelarla. E quindi così è, fatevene una ragione. Quando mi andrà, se mi andrà, pubblicherò una foto della faccia di mia figlia. Al momento però non è così. Quindi, se la curiosità è invece una cosa carina, bene, se la trasformate in un accanimento, datevi pace. Ciao. Maschile che la ragione in maniera facile dice: ma se veramente non te ne frega un cazzo, scusate francese. Ma perché allora fai polemica? Che Aspetta, cazzo di... ha ragione pure lui. Vabbè, era giusto per argomentare perché me lo chiedete, non ce la facevo più, però c'ha ragione lui. Ma che me frega? Ma che me frega a voi?